In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò». Ci sono delle domande che non puoi non fare a Gesù avendo la fortuna di viverci a fianco per 3 anni. Oggi davvero ringraziamo il discepolo Filippo, il quale, così taciturno nei Vangeli, ha giocato il jolly negli ultimi giorni di vita terrena del Maestro e ha dato voce al più grande desiderio di ogni uomo credente: poter vedere il volto di Dio. «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Ma non vi vengono in mente i salmi che spesso recitano: «Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto», e ancora: «Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto, il tuo volto, Signore, io cerco». L'orante ha fisso nel cuore questa infinita speranza: vedere il volto di Dio. Eppure, nel libro dell'Esodo, Dio era stato chiaro: nessun uomo può vedere il volto di Dio e restare vivo. Sono queste le parole che il Signore stesso rivolge a Mosè prima di dargli le tavole della legge. E nella legge stessa troviamo scritto: «Non ti farai immagine di Dio». Tant'è che ad oggi gli ebrei e anche i musulmani ripudiano ogni raffigurazione di Dio. Ma il cuore ci parla e bypassa elegantemente la legge: ha necessità di vedere il volto di Dio. Così Filippo, a costo di passare da eretico, si butta: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». E qui si spalanca il mistero, davvero si aprono i cieli. «Chi ha visto me ha visto il Padre», risponde Gesù. Incredibile. Dio, l'inconoscibile, il totalmente altro, svela finalmente il suo volto. Il volto di Dio è il volto di Cristo. È questo il valore aggiunto del cristianesimo rispetto ad ogni altra religione. La natura umana di Gesù, perché Gesù Cristo è pienamente uomo, visibilizza l'invisibile. E per il mistero dell'incarnazione, la nostra stessa umanità, sposata integralmente da Gesù, ha il medesimo potere. È il potere della bellezza umana, un potere salvifico, purché non rimanga vittima della seduzione. Infatti, ciò che distingue la vera bellezza dalla falsa bellezza sta nella scelta del padrone: se è l'uomo è falsa, se è Dio è vera.